Siamo a Porto Sant'Elpidio, vicino alla stazione. Adesso andiamo verso Civitanova. Ho appena riportato Gloria a casa dopo la giornata di lavoro. Già domani mattina deve andare un'ora prima. Iniziamo bene. Vabbè, alle 7. Quindi dobbiamo svegliarci presto. Prestissimo, troppo presto. Comunque, Porto Sant'Elpidio, paese più a sud di Civitanova, sempre lungo la costa. E zona stazione, questa è la piazza, però vista da dietro. Questa è la via dietro la piazza. Adesso passo per lungomare perché c'è meno traffico, specialmente a quest'ora che è l'orario di uscita degli operai. Ferrovia. Ok, prendiamo il lungomare. Il mare di Porto Sant'Elpidio è un po' più, è più grande di quello di Civitanova come lungomare, nel senso il marciapiede, la parte che dal marciapiede arriva allo chalet è più ampia, almeno questo lungomare. Poi c'è il lungomare sud che è un po' più piccolo, questo qua è un po' più grande, cioè più sono i prati, tra la strada e il chalet ci sono i prati. Però ci sono meno attrazioni rispetto a quello di Civitanova, che è un po' più turistico, diciamo, ecco, discoteche, chalet un po' più vivi, ecco. Insomma, Civitanova è un po' più in di Porto Sant'Elpidio, ok? È molto più in. No, un po'. Sono molte più attrazioni, è un punto di riferimento della zona Civitanova. Sono contento per Civitanova, ma io preferivo stare in un paesetto più tranquillo. Però vabbè. Se ci riusciremo, un giorno ci trasferiremo. Adesso stiamo andando verso nord, siamo arrivati quasi alla fine del lungomare, qui c'è la pineta, qui è bello anche, molto bello qua. Qui c'è questa pineta e poi fra 150 metri c'è il mare, sulla destra. Questa pineta è bella grossa, eh? Sarà lunga, non so, 300 metri, 400 metri, e larga 100 metri. Carina, mezzo al paese e confina con il mare, quindi se si cammina verso destra, si prosegue verso la fine della pineta, si arriva al mare. Questa qui è la via parallela alla nazionale, alla strada statale.
adesso passo sempre dietro, questa è la fine del lungomare, qui ci sono i camping, adesso passo dietro, sempre dietro, una strada sempre parallela alla nazionale, poco trafficata, almeno rispetto alla statale. La statale è giù in fondo, questa è la strada parallela, anche questa, però non c'è il lungomare, ma ci sono due camping qua, belli grossi. Questo ne è uno, dei camping, sulla destra, sulla sinistra come vedete la ferrovia. Così. Questa è la fine di un camping, ma fra poco ne inizierà un altro più giù. Qui sono tutti i campi sulla destra che danno verso, che vanno a ridosso del mare, molto molto bello. Qui ci sono due dossi clamorosi, alti proprio da, che se lo prendi a 20-30 km orari sfondi la macchina. Oh, tocca sempre quasi fermarsi per passare sopra questi dossi. Non so come fa la gente a prendere questi dossi a 30-40 all'ora. Spacchi tutto proprio. Che qui ci sono stati degli incidenti, tra cui uno mortale, morti dei ragazzini con lo scooter, quindi lì il motivo base di questo incidente era, la causa principale era la velocità eccessiva dei mezzi, la troppa velocità, e allora hanno pensato di mettere i dossi in modo che lì ti devi fermare per forza, o ti fermi o ti scassa la macchina. E qui c'è l'altro camping. Camping La Risacca. Sì. Adesso passiamo in un ponticello mini, ponticello della ferrovia, molto molto piccolo. Ah, questa qua comunque è tutta pista ciclabile, questa sulla destra, molto bella. E così adesso passiamo alla provincia di Fermo e entriamo in quella di Macerata. Ecco il ponticello mini. E qui stiamo sulla statale. Che fa tutta la costa. È finita la provincia di Fermo, ecco il castello, 1, 2, Macerata, anzi no, qua 1, 2, 3, Macerata, ed ora siamo a Macerata. Visto come si fa presto a cambiare provincia? Civitanova. Civitanova è un po' più grossetta di Sant'Elpidio, di Porto Sant'Elpidio. La
noi entriamo dalla nazionale, entriamo verso Civitanova, che Civitanova comprende anche nazionale, colline e tutto, però è divisa, diciamo, in centro città, che sarebbe dallo stadio, da questa zona quasi in poi, e centro città e campagna, c'è anche la campagna Civitanova, comprende molte situazioni diverse Civitanova, non è male. Questo è lo stadio. Io abito tra lo stadio e la piazza. Invece Porto Sant'Elpidio si sviluppa per lo più sulla nazionale, quindi la città è concentrata tutta sulla nazionale e non è proprio bellissimo, perché comunque è molto trafficata, molto caotica. Invece Civitanova alla fine è come se ospita un giardino, ok? Il centro città lo vedo quasi come un giardino. Questo vuole morire? Come se questo fosse il cortile, ok? E poi c'è la nazionale, le zone industriali, tutte le zone commerciali. Invece qui è un po' più residenziale, anche se è caotica anche qui dentro, eh? Sono arrivato, guardate i led di questa Golf, io le vedo fisse le luci mentre sulla telecamera lampeggia. Ok ragazzi, sono arrivato, vi saluto.